sulla non punibilità al 3% dell'imponibile, di fatto una depenalizzazione della frode fiscale, che il Presidente Renzi comunque ha detto la manina è stata la mia, questa norma pare comunque rinviata al 20 febbraio, al Consiglio dei Ministri del 20 febbraio. Questa norma, secondo lei, se non è un favore fatto a Berlusconi, è comunque, diciamo, un segnale per quello che dovrà avvenire prima del 20 di febbraio, cioè l'elezione del Presidente della Repubblica? Intanto segnalo che la richiesta che se l'ha fatto alla Camera oggi è stata presentata e portata direttamente in aula da Massimo Mucchetti al Senato. Io mi associo immediatamente alle sue parole. Ovviamente le sue dichiarazioni sono state smentite dopo qualche secondo dal gruppo del PD, che dice che Mucchetti parla a titolo personale. Secondo me Mucchetti parla a titolo di tutti gli elettori del Partito Democratico e del centro-sinistra, che si chiedono come siano andate davvero le cose. Ieri Renzi ha ammesso, cercando di banalizzare, che si tratta di una manina. Secondo me la sua è una manona, perché il fatto che il governo si assuma tutta la responsabilità in modo collettivo nella persona del Presidente del Consiglio rispetto a questo testo e al procedimento che ha portato alla sua approvazione, anche se poi non si capisce mai se è un testo definitivo, anche questo incomincia ad essere un problema, beh, io credo che sia un fatto di estrema gravità. Non mi piace nemmeno che si stia giocando sul 3% in termini percentuali, per cui uno parla dell'1,85, uno del 2,5, sembrano le soglie dell'Italicum, o forse sono le soglie dell'Italicum, perché anche questo fa parte della qualità della nostra democrazia. Quindi io le posso dire che il mio parere era contrarissimo ben prima che la questione riguardasse Berlusconi. Avevo cercato di informarmi nei giorni delle feste, trovando poco ascolto. Devo dire che il Fatto Quotidiano è stato il giornale che ne ha parlato di più prima che diventasse una questione politica, perché con il coinvolgimento di Berlusconi. Quello che posso dirle è che quella norma va completamente ripensata. Noi, alcuni parlamentari del Partito Democratico, e immediatamente coinvolgerò altri soggetti politici, pensiamo che si debba presentare un testo diverso. Quindi sfideremo Renzi che si prende non a caso 30 giugno, perché il 20 di febbraio, cosa succede a metà febbraio? Una domanda che faccio a voi, che cosa succede prima di metà febbraio? No, si elegge il Presidente della Repubblica. Allora, con l'occasione, forse questo Parlamento e la politica italiana, invece di continuare a produrre testi, una volta le chiamavamo leggi vergogna, adesso non le chiamiamo più così perché le facciamo noi, quindi non sta bene, invece di produrre polemiche dovrebbe fermarsi. Votiamo il Presidente della Repubblica e poi riprendiamo il corso del nostro lavoro parlamentare con più dignità e con più serenità. Ieri l'hanno detto in molti nel gruppo del PD, non i pessimi civatiani come vengono chiamati, l'hanno detto anche altre componenti, altre sensibilità. Sgombriamo il campo dai sospetti, questa conferenza stampa del resto si occupa del sospetto principale, no? Quando c'è qualcuno che ha un interesse che si sovrappone a quello generale, troviamo un clima di serenità che consenta di fare bene le riforme costituzionali che cominciano oggi, l'elezione di un Presidente della Repubblica che sia il frutto di un confronto trasparente, che almeno si sappia come l'abbiamo deciso, come l'abbiamo votato e chi l'ha sostenuto. Questione purtroppo da cui parte tutta questa storia che l'altra volta non andò così. Noi abbiamo chiesto che Renzi venga in aula a riferire come gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, venire a spiegare cosa sia accaduto realmente in quella famosa seduta del Consiglio dei Ministri dove fu inserito il famoso comma 19 bis e di cui nessuno conosce la reale paternità, nonostante la copertura del Presidente del Consiglio. Ma lì però segna un dato, segna il dato di una politica che è ancora oggi avvelenata profondamente da interessi ben precisi, che sono quelli di uno dei leader dell'opposizione, ma non soltanto. E anche per questo noi pensiamo che questo tema debba avere maggiore presenza all'interno del dibattito politico e del dibattito di un delicatissimo passaggio, quello delle riforme. L'emendamento all'articolo 27 della proposta di legge riforma costituzionale recita così: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche sono tenuti a operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti di interesse. Mi pare, diciamo, che non votare un emendamento del genere sarebbe un atto di grande strumentalità politica. Il conflitto di interessi in aula si è bloccato perché il testo base di Sisto prevede l'estensione
a mezzo mondo, i consiglieri comunali, i loro parenti, e questo ovviamente complica l'approvazione di un testo perché serve una copertura economica micidiale. Nelle nostre proposte di legge, quella di Astri, quella di Sell e la mia, c'era invece l'idea che riguardasse il ceto politico nazionale rappresentato nelle istituzioni, compreso il Presidente della Repubblica, per incominciare, demandando poi alle autorità, allo stesso governo, di definire i passaggi successivi. Questo era scritto in tutti i testi, ma siamo riusciti a cambiarlo per non approvarlo. Siamo bravissimi come legislatori.